Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Euroreportage. Economia circolare. La fase 2 dell'Europa. Di Silvia Bernardi. Estrarre, produrre, utilizzare e gettare. È il modello dell'economia lineare, quello che abbiamo usato fino a qui e che continuiamo ad usare per la maggiore. Perché dei 92,8 miliardi di tonnellate di materiali immessi nel ciclo economico globale, nel 2018 ne sono stati riciclati solo 8,4 miliardi, ovvero il 9,1%. Un dato sceso al 9% lo scorso anno e precipitato adesso ancora più in basso, all'8,6%. Questo significa che di tutti i minerali, combustibili fossili, metalli e la biomassa che vengono digeriti ogni anno dal nostro sistema economico, solo l'8,6% viene riciclato. Lo dice il Circularity Gap Report, che è nato proprio per misurare la performance a livello globale, lanciato a Davos, che documenta anche il fatto che le risorse minerali estratte ogni anno dall'ambiente per uso umano non sono mai state così tante. È necessario che questa strada lineare curvi. E lo faccia anche velocemente. Lo dice l'ONU con l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, lo dice l'Europa con il Green New Deal, lo dice il Papa con l'enciclica Laudato Si. Sono tutti d'accordo sulla necessità di un'economia circolare basata sul principio delle tre R. Riduci, riusa, ricicla. Bene, fatti salvi i principi, è davvero possibile farlo? Lo chiediamo a Francesco Bruno, professore ordinario di diritto ambientale dell'Università Campus Biomedico di Roma. Innanzitutto ci sono alcuni dati che sono molto chiari. Più del 60% della gestione dei rifiuti speciali, ossia industriali, insomma di origine d'attività produttiva, non quelli urbani, sono in qualche modo riutilizzati. Quindi o sono riciclati o sono addirittura riutilizzati come sottoprodotti. E questo avviene addirittura in Italia, la quale è un centro d'eccellenza, una punta d'eccellenza per quanto riguarda l'economia circolare. Quindi questo è un dato significativo ed è soprattutto in fortissima espansione se noi vediamo gli ultimi 5 anni. Dopodiché abbiamo una situazione di fortissima implementazione di fonti alternative, energie alternative, che aiutano questo tipo di autoutilizzo del sottoprodotto, del rifiuto nelle imprese, nelle attività produttive, perché una parte di questi scarti, tra virgolette scarti, sono utilizzati a fini energetici, e quindi in questo contesto diciamo appunto l'economia circolare assolutamente sta funzionando, ma soprattutto quello che a me fa ben sperare sulla realizzazione nel prossimo decennio direi di una piena attuazione, un pieno appagamento della circolarità delle attività produttive è il fatto che tutti quanti i vari soggetti appartenenti alle varie filiere di tutti i settori merceologici oramai dal basso sentono questa essere un'esigenza fondamentale della loro attività ordinaria. Ossia, nella mia esperienza, oramai tutti gli imprenditori, sia piccoli sia medi che grandi, si pongono il problema dell'utilizzo dello scarto, del rifiuto e di come rendere sostenibile la propria attività di impresa, anche perché mi sembra che si sia compreso che mancata sostenibilità significa mancato sviluppo.